Mercoledì 2 luglio è arrivato il nostro primo ospite, cercò di farlo sentire a suo agio perché comunque c'è sempre una certa ansia, emozione se vogliamo, e quindi benvenuto al nostro ospite Massimo Bartolozzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, chiaramente la questione che prenderemo in considerazione adesso è abbastanza spinosa e anche importante, se vogliamo. Massimo Bartolozzi fa parte dell'associazione Ambiente e Salute nel Piceno. Ieri c'è stata una conferenza stampa a San Benedetto del Tronto, vero Massimo? Sì, c'è stata una conferenza stampa che si è tenuta subito dopo un incontro che l'associazione ha avuto con il sindaco. Gaspari, Il sindaco Gaspari, sì. c'è una situazione molto importante da prendere in considerazione per lo stoccaggio del gas. Vogliamo parlarne insieme perché comunque anche i nostri amici che ci ascoltano è importante che capiscano bene anche la situazione che stiamo vivendo e anche i pericoli o i benefici che possa portare uno stoccaggio del gas qui a San Benedetto del Tronto, insomma. Allora, e siccome manca veramente molta informazione, cioè ancora molta gente non sa neanche di che cosa si tratta, no? Allora io partirei spiegando che cos'è uno stoccaggio del gas. Allora, noi abbiamo un giacimento esaurito, qui proprio il pozzo è situato nella zona agraria, praticamente subito dietro la Fiorita, non so se avete Sì, presente. va bene, Porto In quel d'Ascoli. Porto d'Ascoli, proprio zona agraria. Praticamente questi pozzi hanno erogato una quantità di metano pari a 3 miliardi di metri cubi più o meno. E questo giacimento esaurito vuole essere usato come se fosse un bombolone. E il problema è che l'impianto di superficie ha delle criticità, Sì. che sono legate agli impianti a rischio di incidente catastrofico. Quindi Quindi insomma la si paura parla di qualcosa di abbastanza importante, è impattante, chiaro. sia anche dal punto di vista visivo, perché ci sarà la torcia fredda e la torre Blue Down, che saranno alti 30 metri, visibili dalla spiaggia, che è un Sì, impatto beh, sì, notevole, 30 metri, chiaro. visibile Quindi un dalla ecomostro, un spiaggia, un ecomostro. ecomostro. Il Per problema quanto riguarda il è gas, invece, qual è il problema? Non potrebbe essere una cosa positiva per gli abitanti di San Benedetto avere un Allora, bombolone del qui, gas, se vogliamo chiamarlo così? questo non è un bombolone, qui si parla di uno strato terroso porroso, una roccia porosa che è situata a circa 3.000 metri di profondità e si estende per 98 km quadrati, cioè il giacimento arriva a Cupra, quindi non dobbiamo pensare soltanto all'impianto di superficie, Sì. cioè qui è praticamente una situazione inaccettabile perché non è possibile pensare che questo impianto, che non ha situazioni uguali al mondo, cioè non esiste uno stoccaggio, sopra una città densamente abitata. Cioè, quindi veniamo trattati un po' come un terzo mondo, cioè qui il Ministero ha dato la possibilità alle aziende di andare in gara. Cioè, quindi ha messo a bando la possibilità di fare lo stoccaggio, ha dato delle regole, per esempio sulla permeabilità delle rocce, Sì. che poi man mano ha cambiato, per cui San Benedetto non sarebbe rientrata nella porosità, perché ha poca permeabilità, tanto è vero che l'azienda farà dei pozzi che arriveranno a 3.000 metri, saranno 6 pozzi, e cammineranno per orizzontale, proprio per permettere la permeabilità di questo metano, per chilometri e chilometri, praticamente sotto San Benedetto. Quindi, come se fosse, cioè, la vostra paura, giustamente, come se fosse una tragedia annunciata, non è Beh, una cosa sicura, forse? allora, qui il problema è che la stessa ARPAM, quindi noi non è che parliamo dicendo cose Così, a astratte, non lo vogliamo e fuffa, basta, noi abbiamo certo. studiato i E avete documenti, delle carte a abbiamo i mano. documenti e c'è una relazione dell'ARPAM di Ancona Sì. che ha dei seri dubbi sulla tenuta della caprock. Che cos'è la caprock? La caprock è un strato argilloso Sì. che sta sopra a questa roccia porosa,
invece che assorbente, che dovrebbe sigillare, dovrebbe impedire la risalita di questi metani. Dovrebbe, no, non è così, perché l'ARPAM, attraverso una serie di studi, e anche Camerino, l'Università di Camerino, che il Comune di San Benedetto ha commissionato uno studio geologico, anche loro hanno detto che questa Cap Rock è fagliata, che significa? È attraversata da faglie, quindi un movimento di faglia non potrebbe escludere, nessun geologo lo potrebbe smentire, io non sono geologo, ma mi sono confrontato con esperti, dicono che non si può negare, non si può escludere una possibile risalita di metano. Questo non va bene. La Dorsogna, che è una ricercatrice dell'Università di California, dice che questi impianti sono rischio di incidente, cioè l'incidente esiste. Non si sa quando, non si sa come, però non si sa l'entità, c'è una percentuale. Però esiste il rischio. Perfetto. Allora, per una questione di precauzione, perché esistono anche le normative europee che sono state comunque nella procedura completamente luse, e dicono che quando c'è il rischio non si deve fare. È chiaro. Allora, facciamo così. Allora, adesso tornerei dopo a parlare proprio nello specifico su cosa stiamo facendo. Di cosa sta succedendo fra poco, a livello procedimento. Per il nostro ambiente, per ciò che viviamo, per le nostre realtà e quindi per, in questo caso, San Benedetto del Tronto, ma caro Massimo Bartolozzi, non soltanto per San Benedetto del Tronto, perché abbiamo parlato di un impianto di stoccaggio per quanto riguarda il gas ben più ampio della nostra cittadina di San Benedetto. Hai nominato Cupra. Sì. Io comunque mi permetto di aggiungere, visto che hai parlato di amore, io aggiungerei di amore per i nostri figli. Esatto, per tutti quelli che verranno. Per il futuro che è incerto ora con questa cosa. Con questa situazione. Allora, cerchiamo di aggiornare anche gli amici che si sono sintonizzati su Radio Re 9 soltanto adesso. Io sto parlando con il mio interlocutore, che è Massimo Bartolozzi, per l'Associazione Ambiente e Salute nel Piceno. Perché insomma c'è una situazione angosciante in piedi da qualche tempo a questa parte, da circa 2 anni e mezzo Massimo. Di più, molto di più. Molto di più. Sì, sì. Voi però come associazione... Noi siamo nati proprio per questa, per diciamo dare trasversalità alla battaglia, perché diciamo inizialmente era stata tirata fuori da diversi politici, ed è giusto che queste battaglie abbiano un punto di convergenza dove tutti possano confluire, e per evitare anche che l'obiettivo finale diventi una strumentalizzazione invece di arrivare all'obiettivo, cioè di non far fare questo impianto. Per carità. Io penso che sia stato opportuno, importante. Allora, questa associazione nasce proprio per far battaglia a questo impianto di stoccaggio di gas che andrebbe nella zona agraria di San Benedetto del Tronto, quindi la zona sud. In superficie. Ed è ovviamente un impianto anche pericoloso, perché pare che siano state fatte degli studi da parte di università, di Camerino e quant'altro, e pare che carta canti, cioè non è poi così sicuro come dovrebbe essere. Allora, c'è una piccola percentuale di... Allora, io, se mi permetti, perché la questione è importante ed è molto vasta, allora bisogna prendere temi e fare una lista di questioni, sì, no? E sì. Quindi tu mi parli della sicurezza, ed è sicuramente un fattore importante. Partiamo da quello. La sicurezza dell'impianto noi l'abbiamo vagliata, l'ha vagliata anche il CTR, che è un organo che non è diciamo sottoposta alla regione, ma all'interno del CTR ci sono diciamo dei tecnici della regione e anche del comune di San Benedetto del Tronto, che hanno fatto delle valutazioni molto discutibili. Soprattutto noi abbiamo notato che sono stati messi nel piano di sicurezza i calcoli dei jet fire e non dei flash fire. Che cos'è un jet fire? Qual è la differenza? Jet fire si sviluppa in verticale. Il flash fire è l'esplosione, quindi immaginatevi una deflagrazione, l'esplosione di un tubo. Sì. Causa una specie di incendio
che viaggia alla velocità di 300 km all'ora, più come una nube piroplastica praticamente, e tutto ciò che è nel cerchio viene incenerito. Quindi stiamo parlando di una cosa piuttosto, diciamo, abbastanza pericolosetta. E guarda caso che il jet fire, si sviluppandosi soltanto in verticale, rimane dentro l'impianto. E questa a noi ci è sembrata una cosa come se un tubo possa scoppiare e esplodere soltanto in maniera così, verticale. No, non esiste. E non sono stati fatti questi calcoli. Noi consideriamo le distanze, per esempio, l'inversione della sentina con il quartiere agraria, sì, che è un errore che loro hanno detto toponomastico, sì, no? Cioè sì, di nome, ma guarda caso le distanze non corrispondono, no? Perché lì dicono che il primo centro abitato è a 2 chilometri e la sentina è a 2 chilometri, ma l'agraria, sappiamo che le prime case del quartiere Salaria, perché non se ne è solo agraria, Fosso dei Galli, esatto, e Salaria e agraria, quindi un centro altamente aggregato, no? Lì addirittura hanno scritto zona agricola. Ma quando mai? Anzi, andiamoci insieme. Quindi noi abbiamo comunque all'interno della commissione tecnica, che è istituto del comune, messo queste questioni. Abbiamo fatto una diffida abbiamo fatto delle diffide, sì, abbiamo fatto un esposto alla magistratura, abbiamo fatto su questa tematica qui e non solo, sì, perché ci stanno altre questioni come le sondabilità del Tronto, che lì quella zona è stata messa E2 quando in realtà è uno, lo sappiamo tutti quanti, lì è stato il PAI e ha retrocesso quella zona per una questione di opportunità speculative, edilizie, come lo vogliamo non dire, potrebbe mai classici errori una che poi paga la comunità, perché poi il Tronto, esatto, è un fiumiciattolo così, e paghiamo sempre noi, e ha dato dimostrazione della sua potenza, e forse non la conosciamo fino per quello in fondo, che può, fino in fondo, esatto, e fino in fondo, e non è una questione da niente. E poi c'è la questione della svalutazione degli immobili. Cioè qui abbiamo una città che ha un valore, è chiaro che se tu mi metti una bombolone... Una bomba! Non parliamo così, perché... Una bomba! Vabbè, l'ha detto Don Pio pure, ecco, l'ha detto Don Pio... Saluto Don Pio, però se mi metti una bomba sotto anche casa... Anche lui ha tuonato, ecco, la mia casa non vale sentire più, non so, 1500... Valutazione delle abitazioni e delle imprese. Esatto. Questo danno noi l'abbiamo... abbiamo fatto un'azione legale, che è un'azione, diciamo che è una diffida, ma che si presenta con tutti gli effetti un'azione legale dalla serie tu ti prepari a fare questo, guarda che mi preparo a fare io, certo, perché ti chiedo i danni per milioni e milioni di euro, certo, però noi avevamo intenzione di non colpire l'azienda oppure gli enti, ma colpire le persone fisiche proprio nei nomi che firmano le procedure. Quindi si andrebbe sul penale. Assolutamente andiamo sul penale. Ecco, andiamo sul penale. Anche il magistrato probabilmente non sta agendo perché aspetta che l'endoprocedimento finisca. Certo, è certo, chiaro che per il magistrato il reato è consumato, sì, e potrebbe mandare gli avvisi di garanzia e disporre il sequestro dell'aria. Senti Massimo, e sarebbe anche una cosa... La chiusura, esatto, della questione. Senti Massimo, ma chi è che vuole questo impianto di stoccaggio del gas? Chi è che alla fine si è pronunciato per dire io voglio allora, farlo? Qui andiamo su una questione che è nazionale. Ecco. Allora, esistono le forze economiche, cioè qui non esistono più i governi, purtroppo è così. Cioè qui c'è le potenze economiche decidono dove andare a speculare. E qui e basta. E invece il governo proprio ora decide che questo genere di impianto rientri negli elementi strategici nazionali. Ho capito. Quindi, che secondo me e secondo molti di noi, chiaro, questo non ha nulla a che fare col bene comune. Tanto è vero, o il bene della nazione. Tanto è vero che chi viene a fare qui questo impianto è un'azienda francese. Aia ragazzi, vabbè. Allora facciamo così, torniamo fra poco con Massimo Bartolozzi per capire cosa avete fatto come associazione fino ad oggi per impedire questo impianto di stoccaggio, ma soprattutto per capire altri passaggi. Fra poco con noi, stamattina in apertura del nostro pungiglione per capire cosa sta succedendo nel nostro territorio San Benedettese e non solo per quanto riguarda questo impianto di stoccaggio del gas, anche se poi dietro di discorsi ce ne sarebbero tanti altri.
Massimo. Sì, ha voglia. Non abbiamo parlato delle induzioni sismiche. Esatto, e non abbiamo parlato neanche di CO2 piuttosto che di tanto altro e di quello che gli scienziati stanno dicendo del riscaldamento globale. Dovremmo un pochino assecondare la natura e tutto quello che invece il nostro mondo vorrebbe, ma noi come esseri umani lo stiamo effettivamente batostando e lasciando un mondo tragico ai nostri figli. Allora io riporterei la questione sulla situazione di San Benedetto, esatto, perché sennò veramente ci perdiamo. Esatto. Allora io direi che ritornerei all'incontro che noi abbiamo avuto ieri con il sindaco Gaspari, per diciamo confrontarci sulle azioni da fare. Abbiamo, noi dell'associazione abbiamo fatto due accessi agli atti, uno al Ministero dell'Ambiente e uno al Ministero dello Sviluppo Economico. Sì. Siamo venuti in possesso di materiale che non era pubblicato su internet. Un documento di questi è una relazione dell'ARPAM, sì, che diciamo spiega e illustra una situazione locale di San Benedetto drammatica, dove si parla di una situazione da inquinamento di polveri sottili e di una conseguente malattia, una situazione diffusa nel territorio di San Benedetto di malattie cardiovascolari, di malattie nelle vie respiratorie, sia degli adulti che dei bambini, e di una mortalità fuori dalla norma. Quindi noi qui abbiamo una situazione drammatica. In base a questo documento che noi abbiamo sottoposto all'attenzione del sindaco, abbiamo suggerito al sindaco, visto che il sindaco è la massima autorità sanitaria, quindi può disporre che l'azienda, a sue spese, faccia una valutazione di impatto sanitario. Ho capito. E su questo punto qui noi contiamo di avere grande efficacia su questo. Il sindaco ha accolto, erano presenti diversi consiglieri, c'era Paolo Cantucci, c'era la Sorge, c'era Luca Spadoni, c'era il consigliere Bovara, insomma non vorrei dimenticarmi qualcuno. Vabbè, ma erano presenti e hanno fatto anche sentire, erano presenti e molto disponibili. Tra l'altro io ho anche proposto che si rimetta in ballo la commissione tecnica presidenziata da Cappelli, da Giorgio Cappelli, che ha svolto attività molto importante, soprattutto con la seconda relazione tecnica che abbiamo inviato alla regione, e per cui da questo punto qui ci siamo anche confrontati sulla possibilità, sull'eventuale importante ricorso al TAR che occorre organizzare. Ho capito. Ed è importantissimo fare anche questo. Da questo però noi abbiamo anche considerato che è importante in questo momento unire le forze della città, che ci sia una condivisione da parte dei cittadini e che i cittadini dimostrino, esatto, con i fatti che questo non lo vogliono. E per questo noi abbiamo organizzeremo tre giorni, esatto, che partirà con un concerto, con diversi concerti dei giovani locali. Dove? Questo ancora non l'abbiamo quindi stabilito, non sappiamo né si dove potrebbe né anche pensare, no, ancora non è stabilita né la data né nel luogo. Corso dell'estate? Nel girissimo, brevissimo giro, quindi concerto, delle convention con i cittadini, incontri, e un tavolo, creare proprio un tavolo dove i sindaci del territorio si uniscono per mettersi in difesa del territorio. Perfetto. E non è finita qui, organizzeremo anche un incontro con un Benito Merchionna, che è un giudice della Cassazione, che ci verrà a spiegare le normative di precauzione e di concertazione, che sono normative europee importantissime, che nella procedura sono stati completamente. Sono fondamentali. Un appello che voglio fare è:
siate presenti e bravo, siate partecipativi. Allora Massimo, fammi questo favore, noi chiudiamo qua, abbiamo raccontato tutto, però appena hai le date in mano di questi eventi per queste tre giornate dove verranno appunto fatti i concerti, ma soprattutto le tavole di confronto e tavole rotonde, certo, allora mi farai, tornerai, mi farai sapere le date e tutto quello che serve. Assolutamente. Ok, almeno informeremo i nostri amici che ci seguono. Io ti ringrazio per questa accoglienza e per questa grande possibilità che ci hai dato alla nostra associazione. Saluto gli amici dell'associazione Ambiente e Salute nel Piceno con Massimo Bartolozzi. Coraggio, forza e teniamo duro. Quella va bene? Sempre, noi non molliamo. Buon lavoro. Noi invece fra poco torniamo su Radio Renove.